Pre-Pasquale del Tardini tra Parma e Cagliari, ma dopo il pareggio conquistato con grande caparbietà è indubbio che il cammino dei ragazzi di Ranieri verso la Serie A ha compiuto un significativo passo in avanti. In primo luogo perché manca una giornata in meno e soprattutto una trasferta in meno alla conclusione del torneo e il Cagliari ha spavaldamente tenuto testa alla compagine sicuramente più in forma insieme al Foggia di questo scorcio di campionato. E poi perché il contemporaneo pareggio interno del Pescara lascia tutto immutato, ma conferma i sospetti avanzati nelle precedenti settimane circa un deciso rallentamento della squadra abruzzese in questo rush finale. Anche l'Ancona poi, dopo il nuovo pareggio interno, ha perso terreno e non è escluso che quando il Cagliari andrà a giocare sul terreno della formazione dorica possa trovare un avversario già parzialmente demotivato. Non si può dire se abbiamo superato lo scoglio più difficile, perché per me sono tutti scogli e sono tutti difficili. Il Parma certo è un'ottima squadra, oggi l'ha fatto vedere, ha giocato molto molto bene e bisogna dargliene atto. Intanto per sabato è atteso il verdetto della CAF sulla gara Parma-Reggina. Se la sentenza verrà nuovamente ribaltata a favore dei calabresi, come molti danno per scontato dopo l'orientamento emerso per Atalanta-Napoli, il Parma subirebbe un colpo gravissimo alle ambizioni di promozione, a tutto vantaggio del Cagliari. E domenica al Santilia arriva il Padova. Ranieri ha chiesto ai suoi la vittoria a tutti i costi. Per raggiungerla ci vorrà un'altra adeguata risposta dei tifosi.